Sandro Sabatini, noto giornalista di calciomercato.com, ci sono alcune questioni in casa Inter che stanno generando qualche preoccupazione tra i tifosi. Uno dei principali punti di preoccupazione sono le finanze della squadra. I conti non tornano, e c'è preoccupazione per i milioni di euro coinvolti nella qualificazione alla prossima Champions League, insieme agli incassi dell'ultima Champions League di Istanbul. A questo si aggiungono ancora gli importi relativi all'ingaggio di Onana e Brozovic, per un totale di cifre significative. Ciao famiglia nerazzurra, benvenuta nel nostro canale di notizie Inter. Prima di iniziare, chiedo a tutti voi di iscrivervi al canale e di lasciare quel mi piace per supportare i nostri contenuti sportivi sul miglior club italiano. L'Inter parte bene, acquistando Thuram e Frattesi, che entusiasmano il pubblico. Tuttavia, la fiducia nel capocannoniere Lukaku, anche se tradita, ha avuto un impatto emotivo e finanziario sul club. Il voltafaccia della Juventus nel tentativo di ingaggiare il belga ha lasciato alquanto incerta anche la scelta del sostituto. Diversi nomi sono stati ipotizzati per il posto vacante di Lukaku, come Morata, Zapata, Beto, Scamacca e Balogun. Tuttavia, è importante sottolineare che per Mister Inzaghi ogni giocatore ha le sue particolarità e caratteristiche. Non tutti sono visti con la stessa importanza e capacità di sostituire il talento di Lukaku. Balogun è visto come il vice di Lautaro, non l'erede di Lukaku. La sua prestazione e il suo curriculum indicano che potrebbe avere un futuro promettente all'Inter, ma potrebbe non essere la prima opzione immediata nella formazione titolare. Nel frattempo, Thuram non vede l'ora di brillare in campo. La storia dell'Inter è ricca di splendidi campioni e di coppie memorabili, come Müller Beccalossi e Serena Klinsmann. Il pubblico si chiede se Lautaro e Balogun possano formare una nuova brillante coppia sul campo di San Siro. Tuttavia, alcuni fan sono preoccupati per l'attuale gestione guidata dal giovane Jang. Criticati e contestati diversi allenatori del passato, anche con sfide meno complesse di quelle attuali, segnate da un calciomercato con grandi aspettative e budget limitati. Ora vogliamo sapere la tua opinione, cosa ne pensi di questa situazione? Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione? Lascia i tuoi commenti qui sotto, e forza Inter sempre!